Buonasera, governo diviso ancora una volta su un tema cruciale, la successione a Draghi. Non si smuovono le posizioni, c'è un vero e proprio conflitto. Da una parte Berlusconi e Letta, dall'altra Tremonti e Bossi. Continuità dopo Draghi, un uomo cresciuto all'interno della Banca d'Italia, Saccomanni, dice il Premier. No, ci vuole un uomo vicino anche alla logica e alle scelte e alla politica che ha fatto il governo, come il direttore generale del Tesoro, ribatte il ministro dell'Economia. E così tra Saccomanni e Grilli, l'uomo indicato da Tremonti, si profila addirittura il rischio che poi alla fine ci sia una candidatura di compromesso, un terzo uomo, un quarto uomo o anche una donna, si è fatto il nome della Tarantola, che è una figura di primo piano della stessa Banca d'Italia. Si capisce però che è una situazione che oltre il livello di guardia. Potete immaginare che per scegliere la persona più importante della guida della banca, dell'istituto che sorveglia sulla nostra attività bancaria, su tante cose, quello che è stato l'istituto di emissione nel passato, debba andare una figura di mediazione, perché i più forti non possono scegliersi, non possono essere scelti e si elidono a vicenda. È una situazione assolutamente da evitare, e si parla di una profonda irritazione del Quirinale, che però non è espressa in dichiarazioni ufficiali o in comunicati. Quel che è certo è che si è iniziato invece a esaminare la possibilità di dismissioni dell'enorme patrimonio pubblico italiano, non soltanto le partecipazioni nelle grandi società ex statali, ma anche tutto ciò che sono infrastrutture e anche ovviamente proprietà immobiliari pubbliche e statali. Questo sarà il nuovo round di ricerca febbrile di soldi per ripianare il debito, il deficit dello Stato. Oggi è una giornata particolare perché compiono gli anni sia il capo del governo sia il capo dell'opposizione. 75 anni Berlusconi, 60 Bersani, che è molto più giovane, quindi del suo possibile avversario. Ma la verità è che anche Bersani è più in là con l'età di tutti i leader europei. Abbiamo fatto una comparazione per vedere quanti anni hanno in Europa il capo del governo e il capo dell'opposizione. Insomma, come dire, il confronto ovviamente, se credete che essere più giovani sia meglio, non è confortante per noi. Vedremo qual è la strategia del governo e della maggioranza per le prossime cruciali giornate, perché si torna a parlare di giustizia ovviamente, andrà in discussione il provvedimento sulle intercettazioni, e ancora una volta ovviamente ci sono forti contestazioni, anche se ne daremo conto come è doveroso, non è stata affollata neanche la nuova manifestazione di protesta. E poi andremo sulla Vitola. A quanto pare c'è, lo aveva anticipato lui ieri sera per la verità nell'intervista che gli abbiamo fatto, c'è una nuova inchiesta napoletana su di lui ed è stata perquisita oggi a lungo, 4 ore, la redazione dell'Avanti. Si parla di truffa ai danni dello Stato per i contributi dati all'Avanti. E poi vedremo come l'inchiesta passata a Bari non sarà coordinata dal procuratore Laudati, che come si sa è sotto indagine, che si asterrà quindi rispetto a questa inchiesta. Andremo a vedere anche a Parma cosa è successo, si è dimesso il sindaco dopo l'ondata di scandali che ha riguardato, investito e coinvolto gli uomini della sua giunta. Andiamo ai titoli. Forse. Sulla successione al vertice della Banca d'Italia il governo si spacca, nessuna decisione è dal vertice di Palazzo Grazioli, ma una missione, stiamo valutando più nomi. Appare ormai certo che i due candidati, Saccomanni e Grilli, se ne aggiungeranno altri, la decisione rinviata la prossima settimana. E intanto partono le vendite, quelle che possono essere definiti anche i saldi di Stato. Tremonti lancia il segnale a investitori e imprenditori. Ci sono tesori pubblici in vendita per un valore di 1.800 miliardi di euro, dice il Ministro dell'Economia, dagli immobili pubblici fino alle azioni Eni e Finmeccanica. Tanti soldi, ma anche ovviamente tanto rischio.
Silvio e Pierluigi, compleanni più importanti della politica italiana, 75 anni per Berlusconi, 60 per Bersani, 135 anni in due, sono la coppia più vecchia della politica europea. Fronte giustizia, il Premier torna all'attacco davanti alle inchieste che continuano. Berlusconi rimette in pista il disegno di legge sulle intercettazioni che mercoledì sarà alla Camera, sul quale si allunga l'ombra di un nuovo voto di fiducia. Nuove guai per Walter La Vitola, la procura di Napoli non molla e continua a indagare su di lui. Adesso l'ipotesi di reato è quella che riguarda una truffa al danno dello Stato per quanto riguarda i proventi annuali al giornale dell'Avanti. E sull'inchiesta Escort a Bari il procuratore Laudati si astiene, si fa da parte. Parma, fine di un'epoca, lascia Vignali, il sindaco a capo di una giunta travolta dalle inchieste sulle tangenti, del verde pubblico e persino sulle mense scolastiche. Il buco di bilancio della sua giunta aveva raggiunto 630 milioni di euro, però me ne vado da onesto, dice il sindaco in una lettera ai cittadini. Elezioni l'anno prossimo. Allora, buonasera. Ancora una volta, ne avevamo già parlato ieri, il governo è in preda a una spaccatura molto molto grave, perché da mesi si sa che Mario Draghi lascia la guida della Banca d'Italia per andare a assumere quella che è la più prestigiosa posizione di un italiano a livello internazionale, la guida della Banca Centrale Europea, e noi abbiamo visto quanto è importante quell'istituto, l'abbiamo visto anche sulle nostre spalle, e non dimentichiamo che proprio la Banca Centrale Europea tutti i giorni, comprando i buoni del tesoro italiani, calmiera un po' quello che è la nostra esposizione. Ebbene, Draghi va in Europa tra un mese, va alla guida a Francoforte della Banca Centrale Europea, e chi prenderà il suo posto? Dopo tanti mesi il governo è ancora spaccatissimo su due opzioni che sono veramente molto molto diverse tra di loro, tant'è che a questo punto si rischia la cosa forse peggiore, di trovare dei nomi di mediazione per non scontentare nessuno. I candidati governatori di Banca Italia potrebbero essere più di due, rivela dopo il vertice di maggioranza a Palazzo Grazioli Massimo Corsaro. Pare che il vice capogruppo del PDL alla Camera si sia preso una bella lavata di capo dal Premier in persona per questa dichiarazione, che dà il senso della disperata ricerca di un compromesso per superare il braccio di ferro tra Berlusconi e Tremonti, il quale, rilanciando la candidatura di Vittorio Grilli, fedelissimo direttore generale del Tesoro, a sorpresa ha riaperto una questione fin lì quasi archiviata: l'accordo di massima fra il Premier e il Quirinale sul nome di Fabrizio Saccomanni, il direttore generale di Banca Italia, uomo vicinissimo a Draghi, quale successore del governatore uscente. Tremonti insiste su Grilli con l'appoggio per ora di Umberto Bossi. Il PDL preme contro Tremonti su Saccomanni, ma nel vertice a Palazzo Grazioli oggi il Premier si sarebbe mostrato orientato a presentare una rosa di nomi. Oltre a Saccomanni e Grilli ci sarebbe Lorenzo Binismaghi, attuale membro del board della BCE, ma anche altre personalità, l'ex ministro dell'economia Domenico Siniscalco e Ignazio Visco, altra nomina interna a Banca Italia. Rimbalzano prontamente questi nomi in quel toto governatore che ha scatenato reazioni indignate dell'opposizione e di buona parte dello stesso PDL. Calciomercato ha commentato severo un avversario interno di Tremonti, Guido Crosetto, per non parlare dell'irritazione del Quirinale, che avrebbe voluto preservare l'istituzione Banca Italia da un braccio di ferro tutto smaccatamente politico. Gli occhi del PDL sono puntati sul Carroccio. Bossi ha appoggiato, come è noto, Grilli, perché è di Milano, ha detto, ma nessuno nella Lega se la sente di scommettere che Bossi sia pronta ad immolarsi sulla nomina del governatore. Deciderà il prossimo Consiglio dei Ministri, ha detto il capogruppo del Carroccio, Reguzzoni, presente al vertice di maggioranza, dove si notava invece l'assenza di Tremonti. Berlusconi vuole fare presto, forse già domani potrebbe presentare la rosa di nomi al Comitato della Banca d'Italia. Poi, dopo un confronto interno al governo, dovrebbe prendere una decisione che la legge assegna a lui. Sceglierà bene, giura Renato Brunetta. Draghi l'ha nominato lui, ricorda. Ma il punto è quanto forte sarà la resistenza di Tremonti, che vede nel caso Banca Italia un elemento negoziale da spendere sul tavolo del decreto sviluppo, del pacchetto di misure per la crescita, nodo politico di queste ore. Il PDL ha messo in piedi una commissione sull'argomento per forzare il ministro alla collegialità, e che la tensione con Tremonti non accenni a calare si capisce da queste immagini. Gianni Letta, padrone di casa, a casa di Tremonti, via 20 settembre, al seminario sulle dismissioni, ha annunciato lui l'assenza di Berlusconi. E proprio Tremonti, proprio quel seminario sulle dismissioni è l'altro fatto della giornata. Perché? Perché lo Stato a quanto pare mette in vendita una parte dei suoi gioielli.
e di gioielli lo Stato italiano ne ha tanti. Oggi abbiamo aperto il grande libro del patrimonio pubblico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. C'è dentro una quantità enorme di beni, il valore è uguale a quello del debito pubblico. Pensiamo che da questa enorme quantità di beni possa venire fuori ricchezza per tutti, fermo che quanto è pubblico deve e può restare pubblico nell'interesse dei cittadini. Ma una quota enorme può essere risparmi, può essere investimenti, può essere un volano per l'economia. Quando una famiglia è in difficoltà economiche si vende i gioielli appunto di famiglia. E così vuol fare il governo per abbattere il debito pubblico. Il segnale è stato lanciato stamani ad investitori, fondi di investimento, imprenditori in una specie di seminario al Ministero dell'Economia. Siamo qua, abbiamo roba buona da vendere, chi è interessato si faccia avanti. Una cosa per certi versi simile accadde nel 1992, quando a Civitavecchia, sul Panfilo della regina Elisabetta, Britannia, l'allora ministro del Tesoro Andreatta abbozzò ad un parterre di investitori stranieri le prime grandi privatizzazioni italiane. L'incontro fu aperto dall'allora direttore generale del Tesoro, Mario Draghi. Ma oggi niente Britannia, il tempo stringe, c'è aria di austerity, tutto viene fatto nelle severe sale di via 20 settembre. Giusto il tempo di fare i conti. I beni dello Stato valgono 1.800 miliardi. Certo, non si possono vendere ospedali e caserme dei carabinieri. Gli immobili pubblici hanno un valore che monta a 500 miliardi di euro. Si stima che solo il 5, forse il 10% di questi sia vendibile. La parte succosa che fa rizzare le antenne ai fondi di investimento esteri sono le partecipazioni dello Stato nelle società, circa 45 miliardi di euro. E se poi si va ancora più a fondo, la polpa succosa sono i 17 miliardi di euro di azioni dello Stato nei colossi Enel, Eni e Finmeccanica. Tanti soldi maledettamente importanti e da avere subito. A questo proposito oggi Tremonti si frega le mani. L'asta per la vendita di alcune frequenze da usare per i telefonini di quarta generazione ha fruttato quasi 4 miliardi di euro. Ci si aspettava circa 2 miliardi e mezzo, una di quelle buone notizie che non arrivano tutti i giorni. Allora, non crediate però che la vendita di beni pubblici sia la dimostrazione che l'Italia è il paese più sgangherato del mondo. Proprio oggi il New York Times annuncia e rivela che Obama sta pensando alla vendita di un'isola, di strade, di palazzi e di terre di proprietà pubblica, di proprietà dell'Unione, ovviamente, ovvero degli Stati Uniti d'America. Tutti hanno lo stesso maledetto problema di ridurre il debito statale, in questo caso più che statale evidentemente, ed è quello che fa Obama, è quello che si tenta di fare anche in Italia. Nell'Italia che oggi, l'Italia politica, l'Italia ufficiale, festeggia due compleanni. L'uno ha festeggiato fino a notte fonda a casa della deputata Mussolini e poi al vertice a Palazzo Grazioli, dove ha trovato una torta mille foglie, rigorosamente senza le 75 candeline. Dell'altro poco si sa, a parte che, ricevuti gli auguri per i 60 da moglie e figlie, si è ritrovato a sbrigare la grana dei radicali e, per non rovinarsi l'umore, ha evitato dolorose rotture. Silvio Berlusconi e Pierluigi Bersani, il leader del governo e quello dell'opposizione, sono nati lo stesso giorno, il 29 settembre, il primo del 36, l'altro del 51. 15 anni di differenza, il giorno della nascita di Berlusconi. Sulla prima pagina dei giornali viene riportata la lettera di Gabriele D'Annunzio, che, impegnato in Spagna nella guerra civile, annuncia a Mussolini la presa della città di Toledo. A giugno lo scudetto lo ha vinto il Bologna, che tremare il mondo fa. Bersani è più giovane, nasce 15 anni dopo, quando lo scudetto è stampato sulle maglie del Milan di Nordal e sui giornali si parla del viaggio in America del presidente De Gasperi. 60 più 75, 135 anni in due. Possiamo permetterci un paragone con il resto d'Europa e del mondo? Se andiamo in Inghilterra ce ne vogliono tre senza arrivare alla stessa cifra. Sommando il premier conservatore David Cameron, che ne ha 45, al laburista Ed Miliband, 41, al liberale Nick Clegg, arriviamo a 130. Tra Inghilterra e Italia, insomma, c'è un salto generazionale netto impressionante, ma anche in tutti gli altri principali paesi occidentali è da tempo scoccata la stagione dei cinquantenni. 50 freschi freschi li ha compiuti lo scorso 4 agosto Barack Obama
eletto quando ne aveva 47, se si ripresenta l'anno prossimo e vince le presidenziali, chiuderà la carriera politica a 55 anni, esattamente l'età di Clinton, quando esaurì il suo mandato. La legge americana infatti prevede che dopo due elezioni vinte non si può più essere eletti. Ha 51 anni lo spagnolo Zapatero, premier uscente. Dopo aver indetto le elezioni per quest'autunno, il leader socialista ha annunciato già il suo ritiro. Ma rispetto a Berlusconi e Bersani sono giovani anche la 57enne cancelliera Merkel e il suo rivale dell'SPD, Sigmar Gabriel, 52 anni. Non giovanissimi, ma ancora lontani dai 60, i leader dei principali partiti francesi. Sarkozy, con 56 anni e più giovane di un anno, del rivale socialista François Hollande. Vabbè, due calcoli e qualche paragone che erano d'obbligo e che speriamo non guastino la festa. Peraltro, a guastare, se così possiamo dire, la festa del Premier c'è stato l'ennesimo vertice a Palazzo Grazioli. Che fare in vista di nuove inchieste della magistratura e per risolvere una volta per tutti la questione intercettazioni? Avanti tutta, abbiamo i voti. L'ultima prova superata ieri alla Camera, la mozione di sfiducia contro il ministro Saverio Romano, respinta con 315 no, come aperitivo del vertice di maggioranza, nel quale Berlusconi prova a rilanciare l'azione di governo. E non importa se fuori dai voti che contano, la maggioranza a Montecitorio va puntualmente in affanno. È successo anche stamattina, con un ordine del giorno targato PD per destinare alla scuola pubblica l'8 per 1000, passato con 24 voti di differenza. All'ora di pranzo, tutti a Palazzo Grazioli per parlare di sviluppo e riforme, Banca Italia e intercettazioni. E soprattutto sul primo tema, le misure per la crescita, che si pone l'accento. Sarà una commissione partito-gruppo a lavorarci nei prossimi 15 giorni. Sarà predisposto dal governo il provvedimento sulla crescita, a cui l'esecutivo sta lavorando, e anche i gruppi parlamentari della maggioranza daranno un loro contributo propositivo per individuare le migliori misure che possano consentire alla nostra economia di creare nuove opportunità. Nessuna etichetta, nessuna cabina di regia, assicura Gasparri, ma sullo sfondo è chiara la sfida a Tremonti, che in materie economiche non ha quasi mai lasciato toccare palla ad altri. Le misure per la crescita dovrebbero approdare in Parlamento nella seconda metà di ottobre. Prima il piatto forte sarà la giustizia. Berlusconi anche stanotte è tornato a sfogarsi contro i magistrati. Sono un perseguitato, vogliono farmi fare la fine di Craxi, avrebbe detto il Premier. Quella della magistratura è una dittatura che rende difficilissimo e addirittura inutile governare. La prima contromossa è il ritorno in pista del DDL Intercettazioni. Sarà in aula alla Camera mercoledì prossimo, possibile. Un voto di fiducia per accelerare i tempi, visto l'incalzare delle inchieste che riguardano Berlusconi e relative trascrizioni dei contenuti molto spesso imbarazzanti. Infine, per dimostrare che l'obiettivo è durare fino al 2013, Berlusconi ha chiesto ai suoi di rilanciare i progetti di lungo periodo e dunque via spediti con la riforma costituzionale di Calderoli, che avrà a breve il primo via libera in Senato. A quel punto si potrà procedere spediti anche su una nuova legge elettorale, con l'obiettivo mai nascosto di riportare l'UDC nel campo dell'attuale maggioranza. Allora, un conto ovviamente è decidere che il rubinetto delle intercettazioni va in qualche modo controllato, che cioè non è che tutti i magistrati possono diffondere tutti i tipi di conversazioni anche se non sono utili apparentemente per le indagini. Un altro conto è dire che i giornali non possono pubblicare gli atti giudiziari. Sono due cose ben diverse e tutti i giornalisti vorrebbero che leggi bavaglio non ce ne fossero. Già, legge bavaglio è il nome, è la dicitura, è l'etichetta che accompagna il disegno di legge intercettazioni in tutte le sue formulazioni. Contro la legge bavaglio ci doveva essere oggi una manifestazione, ma come è già successo nei giorni scorsi e nelle scorse settimane per altri tipi di mobilitazione di questo tipo, non è che ci fosse tanta gente. La protesta monta sulla rete, da Facebook ai blog, questa volta contro la legge bavaglio, ovvero il disegno di legge sulle intercettazioni fortemente voluto da Berlusconi. Ma alla prova della piazza la contestazione al governo mostra i segni del logoramento, come per le manifestazioni a base di monetine contro Milanese e la catena umana contro Romano, anche la nuova convocazione al Pantheon contro la legge bavaglio non smuove folle. Anzi, il programma del raduno si riduce dalle 5 ore previste a 2. Per il popolo viola la sorprendente adunata oceanica del 2009, sull'onda di internet è solo un ricordo e lontane sembrano anche le mobilitazioni della FNSE e della CGIL che riempirono Piazza del Popolo e stopparono un anno fa la precedente legge sulle intercettazioni, i cortei delle donne di Se non ora quando, per non parlare del primo raduno antiberlusconiano al di fuori e a dispetto dei partiti dell'opposizione, quello di Piazza San Giovanni arringata da Nanni Moretti nel 2002.
tutti i brand, quasi un eterno restyling della protesta contro Berlusconi della cosiddetta società civile. Un appannamento che sembra un paradosso nel momento in cui il Premier e il Governo accusano colpi e lacerazioni interne, si sentono accerchiati persino dalla Chiesa e dalla Confindustria. Stanchezza fisiologica di una protesta infinita che non vede per ora sbocchi, che mette il fuoco al minimo in attesa di farsi sentire a sorpresa come con i referendum, oppure difficoltà di una mobilitazione che ha forme nuove ma limiti antichi? Il popolo viola partì molto bene, tra l'altro un anno prima delle primavere arabe, con modalità molto simili di organizzazione politica. Col tempo ha mostrato dei limiti, soprattutto nell'aggregare persone nuove, e questo è un po' come è successo anche nel Nord Africa, cioè lo strumento anche internet, che è molto usato da questi nuovi movimenti, funziona per quanto riguarda l'aggregazione contro un obiettivo, funziona meno per costruire poi un percorso che riesca ad aggregare e a diventare più concreto. La protesta si intensificherà se la legge sulle intercettazioni accelererà in Parlamento, assicurano gli organizzatori della manifestazione del Pantheon, certi che le vicissitudini della maggioranza daranno nuova linfa agli indignati, pronti a scendere in piazza, magari per la spallata decisiva come a Parma. Ma forse la protesta cerca nuove prospettive. Stanno uscendo tanti movimenti e tanti modi di riconoscersi nella protesta contro il governo. Secondo me siamo anche a una fase dove le persone vorrebbero anche un'alternativa, no? un nuovo approccio alla cosa pubblica, alla politica, e che fosse incarnata da una persona in un movimento, in qualcosa di più strutturato. Ecco. Quindi siamo in una fase un po' di passaggio e sicuramente penso che il futuro ci riserverà qualcosa di nuovo in questo senso. La Vitola, ieri forse avrete visto la nostra trasmissione con l'intervista a più voci al latitante Walter La Vitola. Oggi per lui nuove nubi giudiziarie. Dopo essersi spogliata del fascicolo Tarantini sul presunto ricatto al Presidente del Consiglio, la Procura di Napoli continua ad indagare su Walter La Vitola e i suoi affari. Nel pomeriggio la Guardia di Finanza ha compiuto una perquisizione nella sede del giornale L'Avanti a Roma, di cui La Vitola è editore ed ex direttore. Sono stati messi sotto sopra gli archivi, cassetti, computer, portati via documenti. Si indagherebbe sui finanziamenti erogati dallo Stato al quotidiano, somme ingenti, distolte illecitamente, secondo i giudici, dal Dipartimento per l'Editoria, 2,5 milioni di euro l'anno. Ipotesi di reato e truffa ai danni dello Stato. Una nuova grana giudiziaria per l'ex direttore dell'Avanti. Ieri La Vitola, ospite del programma Bersaglio Mobile condotto da Enrico Mentana sulla 7, si era difeso attaccando, aveva parlato del giallo di una telefonata non intercettata. Una conversazione di 9 minuti tra lui e Berlusconi, rimasta fuori, a suo dire, dall'elenco di quelle intercettate dagli investigatori. Telefonata, ha detto La Vitola, mostrando gli elenchi dei tabulati, in grado di scagionarlo dall'accusa di essersi appropriato indebitamente di parte dei 500.000 euro destinati da Berlusconi a Giampaolo Tarantini, il manager delle escort, affinché l'imprenditore avviasse una sua attività. Somma che peraltro La Vitola ha sostenuto di aver anticipato di tasca propria, Berlusconi gliel'avrebbe restituita a rate nel tempo. Collegato via satellite, La Vitola ha risposto per oltre 2 ore alle domande del direttore del TG di La 7 e dei giornalisti in studio. Molti si sono chiesti come sia possibile che un latitante vada in TV. Nei confronti di La Vitola pende un'ordinanza di custodia cautelare emessa dai pubblici ministeri napoletani. Ricercato in Italia, si trova però latitante in un paese del Centro America e finora nessuna procura ne ha chiesto l'estradizione. Con questa situazione che ballava con il GIP, con il Tribunale d'Esame, non credo che abbiamo attivato la procedura estradizionale, anche se, diciamo le cose come sono, sapevamo che La Vitola stava in un paese che non coincideva all'estradizione, quindi si deve attivare per quanto riguarda tutta l'attività di reciprocità, ma ci penseranno i nuovi titolari dell'inchiesta. Insomma, come avete sentito, la verità è che nessuno ha ancora cercato La Vitola, che quindi formalmente non sarebbe neanche latitante, anche se lui ieri ha ammesso a nostra precisa domanda: sì, sono latitante e non tornerò. Oggi però, in una lettera che mi ha inviato e che mi è arrivata pochi istanti fa, proprio La Vitola torna su quella affermazione dicendo che è stata affrettata.
Sì, voglio fare il latitante, era una semplice provocazione, dice la Vitola. A chi mai farebbe piacere vivere da latitante? Ieri credo di aver dimostrato in primis a me stesso che sono in grado di spiegare le mie ragioni, lo farò al più presto anche con i magistrati. Il che vuol dire che, stando a queste parole, e che, ripeto, mi sono arrivate per lettera in questo momento, la Vitola ha deciso di consegnarsi alla giustizia italiana. E se posso aggiungere un commento, farebbe bene a farlo. I giudici, i magistrati, inquirenti che lo dovrebbero ascoltare, sarebbero a questo punto quelli di Bari, a cui è andata l'inchiesta. È durata solo una settimana la competenza della Procura di Roma. Questa mattina i magistrati della capitale hanno infatti spedito il fascicolo a Bari, così come deciso dal Tribunale del Riesame di Napoli. Tecnicamente però Bari riceverà solo gli atti che riguardano la posizione di Walter Lavitola, unico indagato ormai, non più per presunta estorsione, ma per il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. Lavitola cioè avrebbe indotto l'imprenditore Tarantini a mentire, accusa per la quale potrebbe anche essere indagato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, decisione che la Procura di Roma non ha preso. Perché quando la competenza non è chiara, spiegano i magistrati, si possono prendere solo decisioni urgenti, intercettazioni o perquisizioni non ripetibili. Da oggi dunque la palla passa a Bari, ma non sarà il capo della Procura, Laudati, ad occuparsi dell'inchiesta. Con una lettera al Procuratore Generale, infatti, Laudati ha formalizzato l'astensione dall'inchiesta sulle escort. Sull'operato di Laudati, infatti, stanno indagando i colleghi di Lecce e il CSM. Devono capire se Laudati abbia in qualche modo ritardato o pilotato le indagini. E così a mettere le mani sul fascicolo escort saranno i due pubblici ministeri che si sono occupati delle indagini. Da parte sua, il capo della Procura di Lecce oggi fa sapere che non è in alcun modo interessato all'inchiesta sulle escort e che dunque non solleverà alcuna questione di competenza. Capitolo a parte il filone Finmeccanica, il ruolo svolto da Tarantini, appalti in cambio di sesso o favori. Sulla società controllata dal Tesoro ha iniziato ad indagare Bari, altri stralci dell'indagine sono anche a Napoli, che dovrebbe continuare ad occuparsi dell'ipotesi di corruzione internazionale, senza contare che su Finmeccanica c'è un fascicolo aperto anche nella capitale. Oggi una giornata che le borse hanno in qualche modo festeggiato perché il Parlamento tedesco ha preso una decisione importante per tutti. Qualcuno, al di là della retorica, il paragone tra quanto fatto oggi dal Parlamento tedesco e quanto visto ultimamente nel nostro lo farà. Nell'urna, a Berlino, come dire, si volava alto. Ognuno là dentro ci ha messo un pezzo di fiducia. Siamo tutti europei, un po' greci, un po' anche italiani e spagnoli. Nella sostanza, il Bundestag ha detto questo. Dipendeva da lei, dalla capacità di questa severa signora tedesca di convincere il Parlamento che ampliare i forzieri del fondo salva stati, metterci dunque più soldi dei 440 miliardi stanziati, è utile a tutti, Germania compresa. Bene, Angela Merkel c'è riuscita. 523 sì e appena 85 no. Sarà la forza della paura, ma per lei e l'euro è una vittoria. Lì per lì le borse non hanno fatto festa, nelle case di investimento i dubbi sono come le ciliegie, uno dopo l'altro. Qualche gufo dice che il fondo salva stati non è il sacro graal, porta vantaggi quanto svantaggi, come il taglio possibile di alcuni rating. Francia e Germania, per intenderci, perderebbero la tripla A. Resta il fatto che oggi la Germania si è assunta la responsabilità di rimanere il treno d'Europa e che lo sia lo prova la statistica. Oggi è crollato l'indice di fiducia nell'Eurozona, ma lei ha registrato il più basso livello di disoccupazione, il 6,6% dalla riunificazione. Crea lavoro, ci riesce. Da noi invece oggi l'Istat ha detto che qui il potere d'acquisto scende, mentre non lo fanno i costi del rischio paese. L'asta dei BTP decennali, veri protagonisti, e dei titoli a 11 anni ha segnato interessi mai visti, vedete, vicini al 6% da allarme rosso. L'assillo, insomma, non ci molla. Che sia stata comunque una delle giornate più importanti dalla nascita dell'euro è chiaro. Purtroppo per spingere i listini a guadagnare bene, Milano 2 punti, Francoforte e Parigi 1, si è mossa l'America. Niente recessione forse. La crescita del PIL nel secondo trimestre è migliore del previsto, l'1,3% e non l'1 secco. Alla fine, per un verso o per l'altro, i mercati si sono rassicurati. Tranne Atene, certo, la Grecia è in ginocchio. Ministeri con i cancelli sbarrati dai dipendenti per non far entrare gli inviati della Troica. Unione Europea, BCE e Fondo Monetario, lì per verificare le misure di austerity e sbloccare gli 8 miliardi di aiuti con cui Atene deve pagare gli stipendi proprio degli statali. Trapela comunque un clima positivo e domani Papandreou vola da Sarkozy. Ennesimo viaggio della speranza. Allora, è crisi di governo a Parma.
Il municipio di Parma non è più il bunker del suo sindaco. Fine di un'epoca. Ieri sera la lettera di dimissioni alla stampa. Oggi una lettera ufficiale in consiglio comunale. Perché in aula Pietro Vignali, 41enne, ex PR di discoteca, primo cittadino dal 2007 in quota PDL, non c'è. Ufficialmente per gravi motivi familiari. Noto per la sua familiarità con i media, non si vede da giorni. Ritengo con la presentazione delle dimissioni da sindaco del comune di Parma al consiglio comunale di completare con serenità e lealtà i miei doveri istituzionali. Finisce così la storia del sindaco che non voleva staccarsi dalla poltrona, da qui il soprannome di Vignaville, travolto dalle inchieste sulle tangenti nel verde pubblico e sulle mense scolastiche. Vignali non è indagato, ma da giugno ad oggi sono finiti in manette i suoi stretti collaboratori, il comandante dei vigili urbani, il suo segretario, funzionari e imprenditori come questo, beccato dalla finanza mentre allunga una mazzetta. E tre giorni fa anche il suo assessore all'infanzia e alla scuola, Giovanni Paolo Bernini. È l'ultimo capitolo, prima della resa. Anche il PDL esce dalla giunta. In consiglio comunale oggi pomeriggio è bagarre, la maggioranza lascia l'aula e fa saltare il numero legale, ma le dimissioni sono effettive da oggi. L'opposizione protesta in piazza, convoca una conferenza stampa improvvisata. La giunta Vignali avrebbe fatto un buco di bilancio di 630 milioni di euro, denuncia l'opposizione. Me ne vado da onesto, ha scritto ieri il sindaco nella sua lettera ai cittadini. Nella ex città del Mulino Bianco, che aveva già ingoiato il crack del gruppo Tanzi, la resa del sindaco arriva dopo tre mesi di dure proteste del movimento degli indignados a suon di pentole sotto il palazzo del comune, con tanto di lanci di monetine, e che oggi festeggiano davanti al comune. Comincia adesso la partita difficile. Io credo che per oggi per Parma sia una pagina triste e non felice, anche se era una presa d'atto necessaria, perché Parma deve ripartire non più con delle società partecipate indebitate che hanno creato 600 milioni di debiti, ma deve ripartire mettendo al centro i bisogni dei cittadini. Parma sarà commissariata e andrà alle elezioni nel 2012. Allora, tra poco con Lilli Gruber a 8:30 c'è Beppe Pisanu, ex ministro dell'interno nei governi di Berlusconi, presidente della commissione antimafia, critico con l'attuale maggioranza, con lui il direttore dell'Espresso Manfellotto. Dopo, vi ricordo già fin d'ora, c'è Piazza Pulita con Corrado Formigli. Ieri, per fare il programma Bersaglio Mobile con la Vitola, abbiamo fatto andare molto tardi la seconda puntata della saga di Millennium, ovviamente ispirata ai romanzi di Stieg Larsson. Domani, eccezionalmente, in prima serata sarà recuperata tutta la prima parte, che è poi quella del famoso film Uomini che odiano le donne. Ve lo dico già fin d'ora, nel momento in cui dico ci fermiamo. L'ultima notizia è l'allarme del ministro della difesa La Russa, perché la manovra che taglia 6 miliardi ai ministeri sforbicia per 1 miliardo e 400 milioni di euro il budget della difesa, una cifra che equivale a quasi metà del budget delle forze armate. E per questo La Russa ha convocato in modo permanente i vertici delle forze armate per valutare dove è possibile ottenere i risparmi chiesti. Non ci mettiamo a piangere, la dichiarazione di La Russa. Pur non contenti di questa situazione, perché non volevamo tagli lineari, volevamo si tenesse conto del ruolo delle forze armate. E ecco, questo è il grido d'allarme, la polemica, scegliete voi, del ministro della difesa. L'ultima notizia, vi lascio a Lilli Gruber e a Pisanu, ospite di 8:30. Ci vediamo domani sera, buonasera.